Ci troviamo al Parco del Greco di Siracusa, presso il Parco Storico della Neapolis. Fondato nel V secolo a.C., esso vanta ben 2600 anni di storia e 600.000 visitatori all'anno. Pensate, è riconosciuto dagli archeologi come uno dei più importanti e grandi della Magna Grecia. Grazie alla dedizione dell'amministrazione comunale verso i reperti della città, esso si trova a partire dal XVI secolo ad oggi in uno stato di degrado. Ecco a voi il servizio dell'archeologo Daniele Angela sugli aspetti più sconosciuti del gioiello storico. Siamo nella cavea del Teatro Greco di Siracusa. Inaugurato nel 470 a.C. con la tragedia Le Etenee di Eschilo. Nel 1913 il marchese Tommaso Gargallo risvegliò lo spirito delle rappresentazioni classiche, riportando in scena le principali opere greche. Così, dov'è il bagno? Sì. A partire dal 1914, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, INDA, inaugurò le annuali rappresentazioni di opere greche. Al teatro greco c'è qualcosa che non va. Ma c'è una chewing gum. Il nostro teatro greco non vede degli operai dai tempi di Ierone II. Dona un euro al 45505 per il restauro del nostro teatro greco. Ma continuiamo la visita. Eccoci al terzo anfiteatro romano più grande in Italia, presso il Parco della Neapolis a Siracusa. Esso, tanto voluto in età augustea quanto ignorato oggi dall'amministrazione, fu descritto dall'architetto francese Jean-Pierre Houel di immane grandezza e bellezza. Oggi però, sebbene il reperto mancante nella parte superiore dell'edificio sia stato riscoperto nel 1869, è sconosciuto alla maggior parte dei cittadini e dei turisti. È in diretta con noi la famosa inviata dalla TV statunitense Silvia Trasler, che vi racconterà gli aspetti e retroscena più nascosti del monumento. Buongiorno a tutti, cari telespettatori. Siamo in diretta dall'Anfiteatro Romano, da poco riaperto, per un reportage in esclusiva. Dell'anfiteatro romano possiamo ammirare la parte inferiore, mentre quella superiore è stata utilizzata per fare le fortificazioni di Ortigia. All'interno dell'anfiteatro si svolgevano i giochi gladiatori e le venationes, cioè battaglie tra gladiatori e animali. Ammiriamo la bella... Posso aspettare una foto? Excuse me? Non vede che stiamo girando un reportage? Allora sei famosa, facciamoci un selfie! A Siracusa c'è qualcosa che non va. A Siracusa c'è qualcosa che non va. Cosa si nasconde dietro queste erbacce? Ma cosa si nasconde? Niente, siete voi iene sempre in cerca dello scoop. Dicono tutti così. Dicono tutti così. Guardiamoci attorno. Ci sono erbacce, arbusti, di tutto! Secondo voi dove siamo? Ovvio, in una giungla! Ma continuiamo a girare! Siamo all'orecchio di Dionisio, reperto del Parco della Neapolis, famoso per la sua acustica. Ideato per fini politici dal tiranno Dionisio, esso fu oggetto di ispirazione per famosi artisti da tutto il mondo. Oggi pensate, l'amministrazione comunale, per ricreare la suggestione dei luoghi naturali così come ai tempi greci, ha deciso di non munire di impianto elettrico il monumento. Inoltre, per promuovere una campagna di risparmio, non aggiorna le tabelle descrittive dagli anni Ottanta. Ecco a voi il servizio sul dibattito dell'acustica all'interno dell'orecchio, tenuto dal direttore d'orchestra Amos Muti e il pronipote di Ennio Morricone, Nunzio Morricone. Certo che l'acustica è davvero mozzafiato. È vero. Se io lanciassi una monetina d'aria dentro l'orecchio di Dionisio, la sentirei cadere ovunque al suo interno. Hai ragione. Ma lo sai chi è che diede il nome a questo luogo? Se non sbaglio, il primo fu Caravaggio. Esattamente. Caravaggio. Ma scusassi, ma vieni un souvenir qua.
Scusi, regia, per favore. Vada, torni da dove è venuto ancora. Stavamo dicendo Caravaggio che durante il suo viaggio nel 1608 a Siracusa visitò questo luogo e ne rimase affascinato. Molte leggende sono legate a questa caverna. Scusi, per le orecchie di Dionisio. Da quella parte. Orecchio troppo piccolo? Non direi, eppure qui sono sordi alle richieste dei visitatori. L'idea giusta? Rimuovere il cerume per far arrivare un po' di luce in questa grotta. Avete capito? Ito. L'unica cosa che ci rimane da fare è cantare. Andiamo, va. A Siracusa c'è qualcosa che non va. A Siracusa c'è qualcosa. Ma dove sono? A Siracusa c'è qualcosa che non va. Aspetta. Dai. Secondo voi dove siamo? Dai. Di certo non si perderà. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday.